Salve a tutti e bentornati, siamo su Total War Warhammer 2 e continuiamo la campagna con Krokgar e gli ultimi difensori dopo finalmente la presa di Lamia e la caduta definitiva dell'Armata d'Argento. Sono contentissimo di questa cosa, ci ho goduto anche abbastanza, peccato per la non presa totale della provincia perché Marak, questa cittadina minore, è nelle mani di un altro gruppo di uomini lucertola, che è Teotica. A breve, molto probabile, dichiaro guerra, perché ho bisogno di tutta questa provincia e anche di quelle a sud. Devo muovermi con attenzione perché loro hanno due eserciti interessanti, più dei miei, almeno di uno dei miei, in quanto molto scarno, quello di Temozuma, che per ora rimane così. Allora, qui non abbiamo, non siamo riusciti a fare questa missione, purtroppo non ho tanti introiti, quello è vero, e devo migliorare anche quell'aspetto il prima possibile. Qui Ratok, il nostro sacerdote, è salito di livello, il che è ottimo. Cosa possiamo migliorare? Lo possiamo mettere su Terradonte addirittura, però preferirei vederlo su Stegadonte magari più avanti. Continuiamo con la saetta di Orannon, che va benissimo, perfetto. Qui questo esercito mi spaventa un po' perché è pieno di bestie, cioè solo bestie, mono bestie, male, only the bestie. Non mi piace molto, mi fa un po' paura sinceramente, però nulla, nulla possiamo affrontare veramente di tutto ormai, non mi spavento, ritiro quello che ho detto, non mi spavento, basta. Allora, qui adesso c'è un po' di gestione, magari questo mettiamo a livello 2 per gli introiti e passerò un po' di turni. Passerò un po' di turni e saranno turni di gestione, di riposizionamento di alcuni eserciti, se possibile qua e là muoversi appunto già in previsione di una guerra contro Teotica. Ad ogni modo, non vi assillerò con queste cose che possono risultare noiose e riprenderò magari il video appena ci sarà qualcosa di più interessante per voi, in quanto per me c'è sempre qualcosa da fare. E ci rivediamo a presto, quando succede qualcosa appunto. Rieccoci. Perché? Beh, è giunto il momento, signori, è giunto proprio il momento. Dichiariamo guerra a Teotica e cerchiamo di rapidamente prenderci quello che è nostro. Quindi dichiariamogli guerra. Hai scelto la morte, mio caro Slan. No, tu hai una visione del grande piano degli antichi troppo distorta. Io quindi ti devo tagliare la pappagorgia. Proprio male. Prendiamoci Marak, che è nostra, di diritto. Purtroppo la guerra fratricida non era evitabile. Ci siamo presi un altro livello per Krokgar, che sul suo Grimlock fa veramente paura. Direi di provinciare a essere sicuro, quindi emaniamo subito se possibile un editto che vediamo un po' quale potrebbe essere. No, direi questo, direi il solito. Allora, Krokgar. Nessuno, vero? L'altro chi ce l'ha? Subitore Zot, vabbè, ma tanto è uguale, quindi. Pugnale di Sotek, non c'è altro. Armatura, c'è solo questa. Talismano, vabbè, direi di lasciarglielo al buon Temozuma, che se l'è guadagnato alla grande. Ma proprio alla grande.
Allora, abilità, dunque. Quindi avevamo già scelto una che annienta i non morti, per ora ci teniamo quella magari. Questo è contro gli uomini, il caos, i nani, pelle verde, foscuri, scavano uomini bestia. No, facciamo sacro guardiano, ce lo portiamo fino alla fine. Salito di livello anche il nostro Sauro anziano, che è responsabile dell'ordine, quindi forza dell'arma aumentata. Per lui, e vediamo un po' cosa faranno i nostri nemici anche. Qui cosa possiamo fare? Questo. Produzione di legno. Questo non costa molto, possiamo fare in tranquillità. Per cui direi di attendere per uno di questi edifici che sono molto interessanti. Perfetto. Vediamo cosa fanno ora i nostri ex amici di Teotico. Probabilmente rifonderanno rapidamente un esercito a sud e faranno fuggire questo piccolino che c'è qui ora. È molto molto probabile che accada. Però vediamo cosa si riesce a fare. Ok, gli hanno bloccato l'esercito e il clan Morse ci sta aiutando, incredibile. Incredibile. Scaven utili. Scaven utili. Non l'avrei mai detto nei panni di un uomo lucertola. Comunque Teotihuacan ha perso sicuramente qualche battaglia grossa perché aveva un esercito molto buono e l'ha perso del tutto, non ha più nulla. Quindi ho detto vabbè, approfittiamone. Allora, qui facciamo il nostro bel lavoro. Questo fugge. Non riusciamo a prenderlo. Forse sì, no, forse ce la facciamo, eh. Perfetto. Schiacciamolo. Oh, buono. Un buon bottino per essere una singola unità. Anche un altro livello guadagnato. Spettacolare, direi. Eccellente. Nemico ucciso in battaglia. Perfetto. Pendente spenna piccioni. Meno 5 attacco corpo a corpo. Ma come? È pronto ad essere assegnato a un personaggio di scelta. Ma potrebbe anche rimanere lì tranquillamente. In quanto oggetto orrendo. Allora, qui abbiamo Adunata che mi serve, spesso può tornare utile quando l'esercito è in difficoltà. Allora, qui se vado oltre il confine, aia, va un po' giù. Va un po' giù. Cioè qui sposto la 5, la corruzione vampirica, più 1. Qui scende a di meno 2. Se invece lo lasci qui, non scende. Direi di tenerlo qui, anche se qui sale di più 1, non è un problemone. Di quelli insormontabili. Non è proprio un problema grosso. Dunque, qui. Questo non ci è propriamente utilissimo. Se è più utile qualcosa del genere, io vorrei questo. Perché ci sblocca i Croxigor, i Cornuti, i Cavalieri Sotterradonte con le Bolas di Sanguisugo di Fuoco e le Guardie del Tempio soprattutto, che le desidero molto quando potrò permettermi questo livello di potenziamento della caserma delle Guardie del Tempio, appunto. Che devo arrivare a livello 5? O al 4? No, 4 è già disponibile, quindi devo soltanto accumulare un po' di soldi, ma un po' alla volta. Quindi per ora qui mi terrei come attualmente, perché ci sta. C'è tutto quello che mi serve, va tutto bene. Magari l'unica cosa è questa, per un po' di introiti in più. Questo sì. Ok.
ve l'ho evitata per un po' questa gestione, ma adesso ve la faccio un po' vedere. Anche perché ora comunque sia punto dritto a sud con l'esercito di Krokgar sul suo amato Grimlock e cerchiamo di prenderci quelle due città nella maniera più rapida possibile. Voglio concludere con quell'altra provincia messa al sicuro. Così abbiamo praticamente buona parte di questa zona est del sud del vecchio mondo nelle nostre mani. Dopo dovremo attraversare la catena montuosa dei monti ai confini del mondo che arriva fino a qui. Anzi, in teoria prosegue anche leggermente oltre. Adesso vediamo un po'. Vedete qui, la catena in teoria continua. Ci sono dei varchi qui, ma io ho come un sentore, il mio sesto senso di uomo lucertola ormai mi dice che qui c'è qualcosa di marcio. Quel qualcosa di marcio probabilmente è il clan Wars. Adunque, settiamoci con modalità marcia, appunto. Andiamo verso la Torre d'Oro. Il livello 2 ci dà più legname, che per ora non mi serve. Temozuma che mi saluta con un Sigail. A caso, sembrava molto un Sigail. Probabilmente non lo era. Un guerriero fiero. Fiero proprio, citando un certo youtuber. Qui abbiamo i soldi per fare questo? Ancora no, 5.007 e ancora ci vuole un pochettino. Accumuliamo denari. Il prossimo turno dovremo arrivare nei pressi della Torre d'Oro e iniziare già a prenderla. È l'insediamento minore della provincia e lo prendiamo, penso, abbastanza semplicemente. Invece Teotihuacan, appunto, la capitale, è già una città interessante. Clan Mors, cosa vogliono? Patto di non aggressione? Non ve lo do. Non ve lo do perché semplicemente non mi interessa darvelo. Attualmente sono a posto così, non sono disperato. Abbiamo risolto il problema attualmente, quello più grande che ci era dato dall'armata d'argento dei non morti. Spero per un po' di non averne più a che fare con i non morti, perché veramente è un incubo avanzare nei territori ricchi, colmi di corruzione vampirica. Ok, tecnologia ricercata. Ottimo. Direi di fare sequenza dell'artigianato, cioè più introiti, che attualmente ci servono di più di queste. Tavoletta dell'ordine invece ancora niente. Pozza divinatoria non ce l'abbiamo. Forse la stiamo costruendo qui? No, non era quella. Guglia geomantica, questo rinforza ancora di più la rete. Ok, direi di fare questo. Camera delle stelle. Questo è uno di quegli edifici che dobbiamo fare assolutamente. Adesso sono indeciso, però mannaggia. Questo ci sblocca il Sauro Veterano Sfregiato, ma non le Guardie del Tempio. Perché questo ci serve nei nostri obiettivi, ce l'abbiamo, eh. Adesso non guardate magari la campagna lunga, ma quella breve, comunque sia. Ecco, vedi, costruisci tre edifici, Camera delle Stelle. Per ora abbiamo soltanto qualche cosina qua e là, abbiamo preso l'Amia, ma dobbiamo prendere un sacco di roba. Tra l'altro anche roba nanica, e ci sarà una guerra, penso, terrificante contro i nani, che sono unità pericolose. E di province abbiamo solo tre. E di quelle che vuole lui particolari, ancora niente. Costa dei vampiri, ad esempio, il Nuovo Mondo. E giustificherebbe appunto un assalto al Nuovo Mondo. Qui ancora un insediamento e ci siamo. Ok. Ci muoviamo.
proseguiamo. Dritti verso la torre d'oro. Ok, piccolo esercito in formazione a Teotica. Non è un problemone. Qui è tornata a salire la corruzione vampirica. Questa non ci lascerà praticamente mai. Mentre qui, ok, l'abbiamo ridotto abbastanza. Portiamolo qua, vediamo se risale. No, basta che non risale, allora va bene così, attualmente ok. Direi di non costruire ancora niente, passiamo il turno. Il prossimo turno la torre d'oro dovrebbe andare giù e diventare nostro possedimento. Poi lavoriamo per Teotico. E spero che quell'esercito non cresca rapidamente, che non abbiano abbastanza fondi per opporsi in maniera degna. Vabbè che finito qui altre guerre non dovrei averne aperte attualmente e dovrò comunque esplorare qualche edificio distrutto perché voglio valicare la catena montuosa per arrivare dall'altra parte. Ok, si sono spostati loro direttamente sulla torre d'oro. Va bene, va bene. Adesso vediamo cosa faranno. Assalto guarnigione nemico, vabbè, è finita. Crescita negativa Lamia, mannaggia. Non va bene. Qui ci mettiamo modalità normale e attacchiamo. Guardia del tempio. Va bene, sono comunque pochi, direi di non combattere. Okay. Un ottimo bottino. Vediamo un po' se riusciamo a prendere un altro livello. No, poco. Oro è caduta e adesso buon attacco, ottimo. Pendente spenna piccione, che è una cosa orrendamente inutile. Salito di livello il nostro Sauro veterano. Ok, cerca nemici, vai, che aumenta la velocità e il vigore. Non è utilissimissimo, però ci serve per andare al prossimo set di abilità. Ok, torre d'oro degli dei, questo cosa ci dà? Ordine pubblico, tanto, velocità di ricerca, due guardie del tempio, ottimo, ottimo. Però questo è un edificio unico ed è perfetto, molto buono. Ottimi anche gli introiti, tra l'altro, eh? Adesso sì che si ragiona. Allora, qui. In realtà possiamo fare anche questo, ma boh, non lo vedo utilissima come cosa. Ci creiamo la Camera delle Stelle, perché ne abbiamo più bisogno. Semplicemente per quello. Non è indispensabile avere le guardie del tempio subito ora, o comunque posso averle in altri luoghi. Qui possiamo fare altro? Sì, volendo possiamo portare questo a un livello più alto, ma prima voglio vedere a nord. Beh, qui forse è più utile. Facciamo così. Libaras cresce. Ok, prossimo turno ci dirigiamo a Teotica, la mettiamo sotto assedio. Siamo tutti felici e contenti, tranne Teotica, quello è scontato. Allora, qui non ci serve nulla, passiamo a... Sono molto contento di quello che sta avvenendo qui. Mi dispiace solo per Teotica, non ho alleati solidi ora, anche se in realtà... Fuori dalla registrazione che voi avete visto, fuori dal video, ho stretto dei patti commerciali con i nani di Karakazul, come volevo fare, e mi ha portato un sacco di introiti, e ho stretto anche un patto di non aggressione che potrebbe fare al caso nostro attualmente, in quanto non ho intenzione di andare
troppo a nord, entrare nelle male lande, ma andare più verso ovest. La conquista dell'ovest. Le tue conquiste, certo, instillano terrore nel cuore dei nemici, potente signore. Anche il più saggio tra loro sa bene che il fato ti favorisce. Io l'avevo predetto. Beh. Tesoriera più 2000 più 3000 dagli obiettivi bonus. Abbiamo un sacco di soldi da utilizzare. Ne abbiamo fatti solo 2 su 5 gli obiettivi bonus. Ma ok. Furia vendicativa. Arredo suolo, saccheggio, occupo razza. 10 insediamenti in questo caso. Va bene. Siamo spediti. Che ottimo. Qui ci dobbiamo avvicinare, basta. Non abbiamo nessun problema di ordine pubblico. Queste sono le cose belle che mi piace vedere. Allora, qui si potrebbe potenziare la rete geomantica, che tra l'altro, ok, collegata intensità 2 credo, sì, mentre qui intensità 1 non è granché. Dobbiamo migliorare l'intensità. E pulsante, perché è collegato a insediamenti di livello inferiore. Lo so, mi dispiace, dovrò potenziarli. Guglia geomantica, che andrebbe messa in altri luoghi, va bene. Stiamo comunque lavorando anche per quello, alla fine il nostro obiettivo principale sarebbe proprio quello, migliorare la stabilità della rete geomantica, in teoria. Qui possiamo portare anche questo a livello più alto. Lamia è ok. Perfetto. Prossimo turno mettiamo sotto il sito teotico e spero già dopo un paio di turni di conquistarla abbastanza rapidamente, senza troppi problemi. Comunque non hanno nient'altro che un lord, che sì, adesso starà reclutando sicuramente qualcosa, ma in un turno non credo possa reclutare chissà quale grande esercito. Questo almeno me lo auguro. Non vorrei che poi mi esce il full stack of doom a caso, pure così. No, ok, intralcio a rinforzi, eseguito su di me, con successo. Tratto acquisito, sfortuna per Croggar. Mi sa che qui gli agenti nemici faranno festa. Eh sì, più 5%, peccato. Sequenza dell'artigianato, ok, tecnologia fatta. Costi di costruzione meno 25%, va bene. Questo è molto più utile comunque, vado di quello. E qui attacchiamo. Aggiungiamo l'assedio. In un turno già cade. Con un solo turno è ben oltre le mie aspettative. Credevo 2 almeno, invece no. Ancora meglio, va bene così. Allora, lamia, ok. Che cosa si può portare su questo? Direi per gli introiti. Questo per l'ordine pubblico, che qui va decentemente. Erbe medicinali, bonus grado più 1 per gli scinchi capo al momento del reclutamento. Qui conviene reclutare gli scinchi capi se ne avrò la possibilità. E qui già mi porto verso nuove tecnologie e le guardie del tempio. Direi di farlo. Ad ogni modo, direi di farlo. Qui questo per ora no. Ok. Abbiamo un sacco di introiti finalmente ora. Possiamo anche iniziare a pensare a migliorare l'esercito di Temozuma. Per ora direi di no e di continuare la pacchia accumulando un po' di fondi per le nostre casse, che fino a non troppo tempo fa piangevano miseria.
non dimentichiamo quei tempi oscuri che sono passati da pochissimi turni. Tra l'altro ci stiamo avvicinando già verso il 100° turno, mi sono mosso molto molto lentamente, quindi da adesso in poi cercherò di rapidire. Il rapidire non esiste, mi piaceva, peccato, di velocizzare, usiamo il termine classico, il tutto. Attacca ora. No, attacca ora, il caos non lo voglio. Ok, qui possiamo già fare la risoluzione. Aia! Peccato! Troppo veloce, vedi, dopo mi faccio prima. Era un'età molto veterana, va bene, comunque sia. Provincia messa al sicuro, fazione distrutta, tratto acquisito. Va bene tutto. Va bene veramente tutto, tranne questa unità di Sauri che mi è morta. Vediamo di reclutare una progenitura benedetta. Ok, così sostituiamo, perché questi sono comunque buoni, eh. Vabbè, questi sono a livello veterano enorme, però questi, pur non essendo veterani, hanno comunque già dei bonus buoni, ad esempio sulla forza dell'arma, che non è niente male. Anche a livello di attacco corpo a corpo sono buonissimi. Questi qui, essendo veterani, hanno ad esempio disciplina più alta, difesa corpo a corpo molto più alta, ma questi, quando inizieranno a diventare veterani, saranno veramente delle ottime macchine da guerra. Quindi abbiamo messo già un buon tappo lì, dove abbiamo perso purtroppo una delle unità di Sauri con scudo che ci siamo portati dietro dall'inizio. Mi dispiace, cavolo, non me lo aspettavo. Ho dato per scontato così. Ok, dominio della giungla. Perfetto. Signori, vediamo di gestire dove serve e poi ci possiamo iniziare a salutare. Qui, per gli introiti, imprescindibile. Sacchi di spezie che ci servono per i commerci, e questo per l'ordine pubblico, che niente, qui ci serve, non prescinde, questa ci voleva. Qui si potrebbe portare anche questo, ne abbiamo veramente bisogno? Attualmente no. Qui i tronchi neanche per ora. Lamia fra due turni al surplus, ottimo. Allora, possiamo trattare con il clan Morse. E clan Morse! Che è in guerra con questo clan nanico. Il clan Morse è qui per forza. È qui per forza. Caracazul. Ok, è enorme, si sta continuando a espandere, penso a scapito di qualche orco. Io il Morse, però, va bene, con questa parentesi diplomatica a fine video, io direi che possiamo anche salutarci, abbiamo fatto un buon lavoro. Vedete, qui abbiamo un buon dominio ora. Attualmente siamo messi bene, dobbiamo valicare e andare a prendere tutti questi territori qui a sud. Probabilmente troveremo altri problemi non morti, proveremo a capire se c'è qui il clan Morse già a partire dai prossimi turni. Abbiamo parecchio da fare e molti introiti finalmente. Questa è la cosa più bella in assoluto. Guardate che roba qui che c'è. Wow, addirittura. E qui tantissime cose a disposizione. Perfetto, signori, grazie a tutti, spero che il video vi sia piaciuto, e noi ci sentiamo con il prossimo video, sempre per il bene degli antichi, sempre con Krokgar.
Ciao a tutti ragazzi, a presto.